Siamo qui con Noemi e adesso cerchiamo di capire come non essere scontati quando dobbiamo fare dei complimenti ad una donna. Noemi, allora partiamo dalla situazione di giorno, ok? Siamo di giorno, non so, siamo in un centro commerciale, ok? Ti vedo, ti voglio fare un complimento, però non voglio essere banale e scontato. Secondo te su cosa dovrei far leva? Su cosa dovrei puntare? Io detesto, per mio parere personale, ad esempio, i complimenti sull'aspetto fisico. Secondo me sono veramente scontati, sorpassati e banali. Per quanto possa essere la verità che tu possa reputare una persona attraente, perché altrimenti non ti avvicineresti neanche, sono veramente sempre quelli, sono sempre ricadono anche abbastanza nei cliché, quindi è una cosa che proprio detesto, perché il complimento sull'aspetto fisico 90% delle volte entri in secondo pregiudizio, cioè nel senso vedi una bella ragazza, ti fai automaticamente da solo o da sola, se nel caso di un ragazzo, un'idea, cioè solitamente il binomio qual è? Bella ragazza uguale scema, comunque poco portata a sviluppare il suo lato più intellettuale. Allora secondo me sul lato estetico è abbastanza sorpassato, demodé, cioè nel senso se io voglio approcciare una ragazza, se fossi un uomo, e volessi approcciare una donna che mi stimola dal punto di vista estetico, perché a prima vista dubito che ci sia uno screening del suo quoziente intellettivo che possa attirarmi, quindi mi baso unicamente in quel frangente sulla sua estetica. Però anche banalmente, o meglio, in questo caso non banalmente, puntare su non so, sul suo comportamento, sul suo portamento, non è per forza questione di viso armonico, bellezza, fisico e quant'altro, prestanza. Secondo me si può anche fare perno su un qualcosa di più. Quella persona mi attira perché ha un portamento tale che può appunto farmi avvicinare a lei, che può Quindi ad piacermi. esempio anche puntare sul sorriso, Moltissimo sul il fatto sorriso, che ha un sì. sorriso Esatto, radioso. che emana una buona energia, insomma delle buone vibrazioni, non per forza il solito sei bellissimo, mamma mia cosa ti farei, le solite cose. Beh, Poi chiaro, allora quelli sono, non sono complimenti, sono cose da non da fare. non fare che vengono fatte puntualmente, quindi in realtà se c'è un vademecum su come comportarsi per non essere troppo invadenti, ogni volta certi limiti vengono valicati, quindi proprio sull'aspetto fisico è una cosa che non sopporto, cioè non vuol dire che non sappia ricevere complimenti, però secondo me sono sempre quelli, cioè dopo un po' anche la maniera dall'altra parte dell'interlocutrice di rispondere diventa standardizzata, perché se tu mi ripeti sempre le stesse cose, Tu dici normale. grazie. Sì, grazie, ok, lo so, sì, ciao, cioè rimane sempre sulla stessa linea il discorso, non si va mai un po' oltre. Quindi può darsi che magari se tra due soggetti, tra uomo e donna, ci possa essere anche un vario interesse, va a scemare subito, perché tanto, almeno nel mio caso, si perde all'inizio, perché tanto è piana, proprio piatta la E cosa ne conversazione. pensi di fare magari dei complimenti, che ne so, sull'abbinamento che ha fatto nel suo outfit oppure negli accessori, che quindi si sposta un po' dalla mera Sì. fisicità, però colpisce comunque qualcosa di un po' più facile da notare, no? Perché chiaramente anche la donna se porta degli accessori evidenti, vistosi e quant'altro, cioè vuol dire che dentro di sé è un po' appariscente, no? E se tu sai notare quelle cose lì, forse un punto all'inizio lo guadagni. Chiaro che poi devi andare oltre, ok? Ma almeno il punto di partenza abbiamo azzeccato. Tu cosa ne pensi? Allora, io penso che sia sicuramente una nota di merito, perché ci sono moltissimi uomini, almeno per la mia esperienza di quelli che ho incontrato sulla mia fascia di età, poi per uomini più grandi è già un pochino diverso forse il discorso, però sui ventenni, 25 anni, massimo 30 anni, molte volte l'uomo si sofferma appunto sulla fisicità e ti risponde con un ma se hai un fisico statuario basta un jeans e una maglietta, che va bene, verissimo, però c'è anche qualcos'altro, cioè la creatività si dimostra anche dal fatto che ci si sappia vestire in un certo modo, ci si sappia anche abbinare determinati, non so, appunto, ominicoli piuttosto che orecchini, gioielli e quant'altro, cioè accessori, e creare poi anche una specie di, beh, non dico storia, però un filo logico, creativo che possa piacere alla persona che indossa quegli elementi lì. Quindi un uomo che riesce anche a Individuare questo individuare elemento. queste cose, a farci attenzione, è sicuramente un passettino oltre, direi che ha un gusto estetico un pochino più in là, quindi è una cosa. Ok. Ad esempio, se io andassi in giro con una scarpa di quel tema, un esempio così che poi in realtà è anche successo, con delle calzerette con dentro dei piccoli Swarovski, sì, catalizzano l'attenzione, però cioè, in realtà anche l'uomo che lo nota dice: ah cavolo, però attacca spillo così la casa dei, che voglio dire, richiama anche un gusto estetico, ripeto, più là rispetto alla Assolutamente. maglietta bianca e il jeans, che sì, che è carina, però si può fare anche un passo oltre. Perché? Perché se io vedo una bella ragazza, la vedo con una magliettina aderente, il jeans, poi non
potrei anche non soffermarmi qualora si mettesse poi, che ne so, un certo tipo di broccato, di raso e finisce lì. Quindi sì, si ricade sempre un po' nello stereotipo di bellezza, pulizia, linearità, finisce là, però poi tutto quello che c'è intorno, il contorno, tendo un po' a perderlo di vista. Ok, adesso voglio metterti un po' più in difficoltà. Siamo nel contesto serale, ok? Io considero che seguo sempre praticamente la parte serale dei nostri corsi. Quindi vado in discoteca il mercoledì, il venerdì, il sabato. E quindi ti dico, vedo ragazze che sono molto appariscenti. E così come vedo ragazze scoperte, vedo ragazze, chiaramente se i neri fatti sono una bella moda. Ci sono anch'io tra. Eh no, ma lo dico perché le labbra e quant'altro, quindi dico, ok, tu non vuoi che io noti la tua fisicità, però, tu dico in generale, no? Però sei la prima che mi mostra la Che fa leva su fisicità. quello. Esatto, quindi vuoi tirare l'attenzione? O lo fai per te stessa? E questo è il dilemma. Io lavoro come ragazza immagine da un po' di tempo, ma faccio tantissime serate. E sono la prima che va scosciata, scollata, orecchini enormi, lampadari, perché mi piace apparire. Quindi se la questione è, ah ma cavolo, tu esasperi forse a volte un po' la tua femminilità, non so, con vestiti esagerati e quant'altro. È un 50-50, nel senso che sì, mi piace catalizzare, parlo sempre nel mio caso, mi piace catalizzare l'attenzione, ma in realtà in primis lo faccio per me stessa. Poi se la domanda è, stai catalizzando l'attenzione, ti devi anche aspettare di ricevere commenti di sorta, che possono anche essere molto maleducati a volte. Certo che sono preparata, non penso di essere proprio una cretina, quindi mi aspetto anche che dall'altra parte ci possa essere non so, appunto un commento negativo, un recepire anche tra virgolette male, perciò sì, deve essere tutto bilanciato, nel senso che posso aspettarmi il commento sul lato fisico, però lì è proprio un mettermi in mostra, nel senso che tu prima hai fatto una distinzione tra complimenti da giorno e complimenti da sera, come se fosse un soprabito che si può cambiare. Io la penso ugualmente, nel senso che nel momento in cui vai in un contesto diverso, che sia al supermercato, che fare la spesa, ovvio che mi approccio se sono un uomo in maniera diversa da una donna, se sono in discoteca o in un locale, sempre cercando di mantenere le dovute distanze, secondo me, perché odio l'invadenza, però sicuramente cambia anche il tipo di approccio. Quindi magari una persona in discoteca che si mette, detto volgarmente, in tiro, e quindi appunto catalizza ancora su di sé l'attenzione, deve essere preparato in primis a ricevere un certo tipo di commenti, ma poi se lo fa perché evidentemente vuole appunto farsi vedere. Io ho un complimento che ho usato spesso quando era adatto, ad esempio, era sui capelli, no? Che quindi spostava un po', il focus dalle forme, che magari erano generose e ben visibili, a qualcosa dove la donna si è impegnata, no? Oppure anche sugli orecchini, che sono magari stati scelti con cura e quant'altro, che quindi vanno ad impattare su un dettaglio sempre al di fuori dell'aspetto fisico. Tu cosa ne pensi? Che è una cosa molto carina, nel senso di fare un complimento di accentuare la qualità, non so, anche essersi impegnata per fare dei boccoli, non so, una pettinatura elaborata. È una cosa molto carina perché vuol dire che tu stai notando la persona, la sua interezza, non ti stai focalizzando sul décolleté o vabbè, su altro di poco, un po' così. Vuol dire che stai anche notando appunto il contorno, quindi è una cosa assolutamente Infatti prima che si può quando è lodare. arrivata ho notato la borsa. Che però non era verde smeraldo come avrei voluto. Quindi no, sono Allora chi assolutamente. l'ha comprata deve cambiarla. Sì, assolutamente cambiala perché la verde era molto meglio. E quindi sì, anche le unghie finte, non so, con decori particolari, ma piuttosto che una cintura, un qualsiasi tipo di accessori, qualcosa di fuori dal coro, per così dire, secondo me è molto più apprezzabile perché a me viene da sorridere perché è un uomo che mi dice: ah, cavolo, una chioma leonina, cosa hai fatto per raggiungerla? Come hai fatto? Come ne hai fatto? Ma tu sei riccio? Dice, cioè, sono cavolate estreme. Però si discostano enormemente dal solito: sei bellissima, bella, strafiga, tutto il Assolutamente. resto, che è dopo un po' veramente No, pesante. ma lo Per si capisco, lo mantiene sempre capisco. molto basso il livello della conversazione e non mi stimoli a tirar fuori meglio di me nel caso in cui sia Ma interessata. pensa che la maggior parte degli uomini è in queste condizioni, ma non lo capisce, non ha la consapevolezza. E ti dicono, eh no, ma cioè, io comunque sono già bravo, tanti Perché è sì. colpa della donna, secondo me, in tante casistiche è colpa della donna perché lei si sente lusingata, sentirsi dire sei bellissima a ripetizione, sei bellissima al quadrato e oltre, 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 è un logaritmo che va Capisco. avanti in maniera esponenziale, quindi ci si ferma lì. Se c'è un comportamento, perché evidentemente dall'altra parte viene recepito come. Non è che esista un giusto o un sbagliato, io parlo sempre del mio punto di vista, ma non è che il mio punto di vista in assoluto possa valere come regola, come crisma.
Però ripeto, se un comportamento viene reiterato nel tempo, viene standardizzato, perché dall'altra parte la risposta è affermativa, almeno in parte, se no non esisterebbe più. Adesso siamo in chat, ti dico, coinvolgiamo tutto il mondo social, siti di incontri, quant'altro, Tinder, tutte queste cose qua. Bene, devo fare un complimento. Ti dico io ciò che utilizzavo ai tempi era proprio fare una scansione del profilo, ma ciò su cui io mi focalizzavo erano i dettagli attorno alla foto, quindi non la mera estetica della foto stessa, e moltissimo sulla descrizione. Chiaro, ti dico che ciò che manca sui siti di incontri era all'epoca le descrizioni delle ragazze, cioè tantissime ragazze erano vuote, cioè è come l'uovo di Pasqua, lo apri e dentro però non c'è la sorpresa, cioè, capito? Non c'era È un niente. bellissimo involucro, ma poi la sostanza non pulsa dentro, capito? Esatto, però ti dico, funzionava molto dove trovavo un materiale su cui far presa. Chiaramente, se tu non scrivi un cazzo, e io non posso dire un cazzo, scusami se dico queste parolacce, No, per però. usare un termine sorboniano, sì, assolutamente. Così, tu cosa ne pensi? Io allora premetto subito una cosa, come proprio all'inizio del discorso, che non ho mai utilizzato siti di incontri, quindi non so neanche come siano strutturati, come siano poi si contrappongano, come evolva poi un'eventuale conversazione. Non lo so perché non ci sono neanche mai messa, non per qualcosa, però non ho mai sentito Beh, i l'urgenza di social farlo. ne hai? Social li ho e allacciandomi a questo discorso, io ho molti amici uomini, credo molti di più che rispetto alle donne. E proprio 2 giorni fa mi è capitato di portare fuori a cena io quest'uomo Addirittura lei che sì. Per porta fuori a cena quest'uomo, eh? rompere ancora di più gli stereotipi. E ero fuori di cena con questo mio amico, carissimo amico, e lui molto Amico però. intelligente. No, amico, amico serio, di una certa portata tra l'altro. E lui mi ha spiegato che, insomma, la maggior parte degli uomini quando comincia le conversazioni sui social inizia con un ciao, come stai, dove sei? E lui, mentre raccontava questa cosa che fa chiunque sostanzialmente, si metteva davvero a ridere in maniera molto spinta perché dice, cioè, ma che conversazione è? Ma cosa vuoi intrecciare? Cosa vuoi allacciare con una persona se tu cominci con un ciao, lei, ciao, come stai? Bene, tu? E poi ovvio che la situazione va a Ma morire così. Quindi piuttosto inventati uno stratagemma un pochino più creativo che ti fa anche. Perché poi dall'altra parte la donna recepisce, non so, un qualcosa di creativo, di particolare, se lo ricorda anche, rimane impresso nella memoria. Quindi anche cercare di inventarsi qualcosa che vada un pochino in più in là, perché sennò se la tua conversazione non è sempre monotona, piatta. Poi tu dici, io sui siti di incontri così non trovo neanche addirittura descrizioni, non trovo niente, quindi cioè proprio si parla del nulla, perché se non ho un minimo di spunto su cosa mi posso allacciare per costruire un qualcosa, dal niente nasce niente, cioè ho bisogno di esatto. un qualcosa, un minimo, poi da lì puoi evolvere chissà quanto, però se non ho uno stimolo generale. Ok, però ad esempio se io sono su Instagram, no? La tua età, immagino avrai Instagram. E hai anche Facebook su Instagram? Facebook, ma ovviamente come quasi tutti i millennials e Non lo quant'altro, usi un po' più. Ok, accantonato, sì. bene. Quindi ad esempio se io volessi tentare di iniziare una conversazione con te su Instagram, io ad esempio farei presa su il post che scrivi sotto una foto, che sia magari una foto slegata dalla tua presenza, cioè o pubblichi una foto di un paesaggio, pubblichi la foto di una citazione, che ne so, mi aggancio a qualcosa che mi va a posizionare in maniera diversa rispetto alla massa di uomini. Perché se tu pubblichi una foto, no, dove sei tutta appariscente, borsa, tacchi, insomma, fai colpo e io gli ti metto il like e ti scrivo subito, sono praticamente come il 99,9% di uomini, ok? Invece se io lì sto fermo e aspetto un contenuto più leggero dal punto di vista visivo, ma più diciamo, pesante dal punto di vista mentale e lì mi aggancio, credi che sia una buona strategia? Perfetta, però ti semplifico enormemente la vita, perché, vabbè, i miei post sono quelli che sono, sì, serate, ristoranti e quant'altro, molto low come contenuti, sono puramente estetici, però io nelle mie stories riservo sempre una larghissima parte a tutto quello che può essere politicizzato, io sono fortemente di sinistra, quindi inserisco tantissimi contenuti che possono essere, che possono riguardare il welfare italiano e quant'altro, quindi anche invettive sociali, spesso mi ci metto a scrivere, vengo puntualmente segnalata, va bene.
Nel mio caso è molto più semplice rispetto ad una ragazza che invece si limita ad essere, magari nelle stories non è così tanto politicizzata. Io lo sono, quindi banalmente poi, magari la politica è un tasto un po' dolente, perché ci si può anche scornare, mi è capitato spesso Assolutamente. con tanti uomini. Però a legge, io ad esempio pubblico molte foto, non so di quello che può succedere in Siria, piuttosto sono vegetariana, quindi anche quello che bisognerebbe o non bisognerebbe fare per salvaguardare il pianeta. Quindi, nel mio caso è molto più semplice perché se tu ti fai un'idea basandoti sui miei post, che sono veramente proprio infimi, sì, livello estetico è carino, quello che vuoi, però io che bevo champagne in discoteca, non è che pensi che possa essere la nuova Marie Curie, sicuramente no. Però poi le mie stories dicono tutt'altro, quindi se non sei proprio una meba di uomo, riesci a ricollegare le due cose, cioè che c'è sia un lato estetico puramente visivo, anche per il mio lavoro, quello che faccio in discoteca, ma poi esiste anche dell'altro. Quindi è molto semplice in realtà lacciare una conversazione di un certo tipo con me. Con me è facilissimo anche litigare, però A me non piace litigare, piace più fare sì, dialogare conversazione. in maniera sana, civile. Però sì, è facile. Perfetto, direi che Noemi ci ha dato un sacco di spunti e suggerimenti utili, e per cui grazie. Ci vediamo alla prossima.